amici del canale YouTube, un anno è passato, oggi ci troviamo insieme a fare le pagelle del 2014, le divideremo in due gruppi per sistemi operativi e per case costruttrici di telefoni. Android con la sua versione 5 è quello che tra i sistemi operativi porta le migliori novità. Fortunatamente si è evoluto, portato una nuova interfaccia, tantissime nuove animazioni ed è praticamente tutto il contrario di quello che avevamo con la versione 1 di ormai quasi 8 anni fa. Resta il problema degli aggiornamenti, ovvero che il 70% dei telefoni Android nasce e muore con lo stesso sistema operativo, o meglio con la stessa versione del software. Un voto 8. iOS con la versione 8 si evolve, si apre, ma non troppo. Resta ancora il sistema più fluido e più aggiornato di tutti. Beh, molto semplice, i telefoni Apple sono relativamente pochi e attendiamo l'arrivo dell'Apple Watch per vedere come verrà integrato il sistema operativo con il controllo del battito cardiaco, eccetera, eccetera. Voto 7. Windows 8 fa grossi passi in avanti sia per quanto riguarda il sistema operativo, ovvero è arrivato il control center e molte altre piccole impostazioni. Resta il problema delle applicazioni, sono pochissime, quelle fatte per bene davvero, e mancano ancora molte applicazioni ufficiali come ad esempio quelle di YouTube e Dropbox. Voto 7. Ora passiamo al punto più interessante, quello delle case produttrici. Attenzione però, i voti non sono dati ai singoli telefoni, ma in base a tre criteri: i telefoni presentati, la vendibilità e il prezzo. Apple, dopo un anno di stallo, con iPhone 6 e iPhone 6 Plus, ribalta al mercato, stabilisce nuovi record e, che piacciono o no le politiche di Apple, i telefoni vendono e soprattutto funzionano molto bene. Voto 9. Samsung presenta un listino per tutte le tasche, in realtà sono pochi telefoni interessanti: Galaxy Alpha, bello ma poco venduto, Galaxy Note 4 e Galaxy S5, due penne della collezione, e Galaxy Note Edge. Chi spenderebbe mai 900 euro per un telefono? Nessuno. Samsung voto 8. Nokia ha passato ormai il periodo nero, presenta vari smartphone, ma il problema dei Lumia è sempre quello. A parte le applicazioni, che è questione di sistema operativo, il problema è essenzialmente che sono troppo simili uno dall'altro. Il 635 assomiglia molto al 735 per quanto riguarda le prestazioni, e comunque sono tutte molto simili tra loro. Moto 7. Motorola, per fortuna che era finita, sforna il miglior entry level, Motorola Moto E, il miglior medio di gamma, Motorola Moto G, ovviamente versione 2014. Peccato per il Nexus 6, che è un telefono bellissimo, forse troppo grande, ma è il prezzo che è spropositato sui 600 euro la versione base, davvero fuori mercato, ne venderanno zero. Ma fortunatamente si salva con un ottimo smartphone, Motorola Moto X, la versione 2014. Questo è il vero erede di Nexus 5. Motorola voto 9. LG si avvicina sempre di più alla perfezione con i top di gamma, con G3 davvero un ottimo smartphone, forse un po' troppo grande. Peccato davvero per i medi di gamma e gli entry level, che sono davvero poca roba. Sfortunatamente ha perso anche i Nexus, con Nexus 5 e G2, l'anno passato era davvero al top, quest'anno poca roba. LG voto 5. Per HTC un discorso molto simile a quello che è per LG, presenta un ottimo smartphone, HTC M8, però nel complesso ne vende pochissimi, io non ne ho mai visto uno in giro, e purtroppo per quanto riguarda le altre gamme, quindi entry level e medi, non abbiamo praticamente nessun telefono competitivo di HTC, sia per quanto riguarda il prezzo che anche esteticamente sia qualcosa di particolare. Fortunatamente arriva in aiuto da mamma Google HTC Nexus 9. Ok, un tablet, ma sempre meglio che niente. HTC voto 5. Sony piazza due ottimi smartphone, che sono Z3 e Z3C. Due top di gamma. Z3C è il migliore per quanto riguarda la sua categoria nel rapporto dimensionale con Android. Peccato che le vendite sono molto basse e anche forse i prezzi del Z3 un po' fuori mercato. Voto 7. Huawei presenta una vastissima gamma Android, soprattutto interessantissima per quanto riguarda i prezzi bassi e i medi di gamma. Gli alti rimangono sì dei buoni telefoni, ma sono ancora un po' indietro rispetto alla concorrenza di Samsung o LG nei top di gamma. Huawei voto 7. OnePlus One, diciamo la verità, ci ho pensato molto se inserire o no. Lo inserisco perché fortunatamente è arrivato anche in Europa, è arrivato anche in Italia, ha una disponibilità comunque garantita, a differenza dei primi tempi che era introvabile, e per questo adesso costa 269 euro con caratteristiche da top di gamma. OnePlus One voto 8. Questi voti sono la media di tutti noi ragazzi di Fontest, quindi ognuno di noi ha opinioni diverse, come anche ognuno di voi le avrà. Io mi raccomando che voi ci scrivete nei commenti che cosa ne pensate di questi telefoni, delle case produttrici e dei sistemi operativi. Scrivete i vostri voti nei commenti, così ne chiacchieriamo insieme. Io vi auguro con questo topaccio un felice 2015. Ci vedremo presto con altri video. Ciao a tutti!